Dove andare in sicurezza la sera ad Amsterdam? Allora, ragazzi, questa è una domanda sempre più frequente che ricevo e onestamente mi sembra un po' insolita perché ultimamente, ormai da quando vivo qui da circa 7 anni, no, non da circa, da 7 anni, non mi sono mai posta questa domanda. Perché? Perché Amsterdam è una delle città più sicure in cui io abbia vissuto. Cioè, non ho mai avuto la percezione che ci fosse un qualche pericolo per strada, in praticamente nessuna zona della città. Spesso si pensa che le zone del centro oppure le zone della stazione centrale o delle stazioni siano delle zone pericolose. In realtà ad Amsterdam questo non succede. La stazione centrale è sempre in attività, c'è sempre tantissima polizia e non succede praticamente nulla. È uno dei posti più sicuri dove poter, stare la sera. Addirittura i lavori di ristrutturazione, di rifacimento della stazione centrale, che sono stati conclusi quest'anno, hanno dato vita a un'intera zona di ristoranti all'interno della stazione centrale che sono aperti di sera fino alle 10, fino alle 22 o fino alle 23. Quindi questo vi fa capire come sia completamente una zona del tutto sicura. C'è da considerare però un elemento importante ad Amsterdam. Amsterdam non è una città dove di sera potrai trovare la movida, quindi il movimento oppure la passeggiata. In primis perché è una città in cui in inverno fa abbastanza freddo, piove spesso, quindi noi tutti Amsterdamer non siamo spinti o inclini a passare del tempo fuori per strada, quindi a passeggiare. Quello che succede è andare, quindi recarci tutti all'interno dei ristoranti oppure all'interno dei pub che appunto sono chiusi e sono riscaldati. L'unica zona a cui fare attenzione, quindi state ben attenti a quello che sto per dire, l'unica zona a cui fare attenzione è il quartiere a luci rosse, ma soltanto a notte inoltrata. Nel senso, se visiti il quartiere a luci rosse, passeggi nel quartiere che è appunto famoso per la presenza di vetrine e per la presenza dei coffee shop e dei sexy shop, quindi se passeggi in questa zona anche fino alle 10, 11 di sera, è praticamente molto tranquilla, non succede assolutamente niente. È chiaro che quello che devi evitare sia a quell'ora che nelle ore più inoltrate è quello di chiuderti in dei vicoli che possono essere magari più oscuri, che possono diventare pericolosi. Non è mai successo niente, a me personalmente non è mai successo niente. Se voi avete delle esperienze da raccontare, scrivetele nei commenti, perché così creiamo un bel dibattito e ragioniamo un po' su questa questione della sicurezza. Ma in linea generale, ripeto quello che ho detto all'inizio del video: Amsterdam è una città abbastanza sicura. A me capita spesso di tornare a casa di sera in bicicletta e praticamente, anche se non c'è nessuno per strada, non ho mai avvertito nessuna condizione di pericolo. Se questo video ti è piaciuto e conosci qualcuno che sta venendo ad Amsterdam o ha intenzione di venire ad Amsterdam in vacanza, mi raccomando, condividilo. Per il resto, io ti aspetto ad Amsterdam. Alla prossima, ciao!